Ciao ragazze! Allora, questo è il look di oggi. Spero che vi piaccia. Vi faccio un piccolo zoom sugli occhi così vedete meglio. Questo è l'effetto finale. È una specie di smokey, un po' diverso dal solito smokey che faccio. E per realizzarlo ho utilizzato, oltre a tutti i colori che vedrete nel video, questa palettina della Cargo, Lumiere de Mon, dei quali vi ho già parlato. E della quale ho già fatto un video, una review, quindi una recensione, e vi metterò qui il link del video nel caso vogliate andarlo a vedere. E di questa palettina, per questo look, ho utilizzato questi tre colori, quindi un marrone più scuro glitter, un marroncino, un bianco e un pochino anche di questo colore, oltre ovviamente che il blush, il bronzer, che uso come illuminante, perché sì, non è un illuminante troppo chiaro, però sulla mia pelle va benissimo come illuminante. Vi ho già parlato di questa palettina, quindi non mi dilungo a parlarvene. Vi metto, mi raccomando, qui vi metto il link, costa 24 euro, l'ho presa da Sephora e ne sono contentissima. Comunque andate a vedere la review, che è un pochino più dettagliata. Niente, questo è quanto, spero che il tutorial vi piaccia. Niente, continuo a ringraziarvi per le iscrizioni e per i vostri commenti, per tutto quanto, sono molto contenta. Seguite il tutorial, spero che vi sia utile. Ciao! Stiamo applicando una base per ombretto, come questa qui della Too Faced, crema idratante labbra, un balsamo idratante come questo qui, ad esempio, utilizzo della Clarins, ma potete utilizzarlo di qualsiasi marca. E pieghiamo le nostre ciglia con un piegaciglia. Cominciamo prendendo un pennello come questo, il 227 MAC. Lo prendo così grande a setole larghe perché mi è più comodo. Potete benissimo prendere anche un pennello lingua di gatto. Allora, stavo salvando il mio video sul computer. Direte: come mai stai facendo il tutorial e adesso esce la tua faccia? Così vi spiego brevemente. E mi sono accorta di, ovviamente, genio, non aver firmato una parte di spiegazione, ovvero quella in cui vi dicevo di, ve la riassumo in breve, prendere una matita marrone, primo passaggio, e tracciare una linea perpendicolare all'occhio e poi parallela all'occhio, quindi di girare così intorno alla palpebra mobile. Dopodiché di prendere un pennellino da sfumatura, il marrone, e andare a sfumare la matita e ad aggiungere altro marrone. Infatti, se vedete tutta questa parte, vi zoomo così capite meglio, è tutto il marrone. E dopodiché ho aggiunto questo pigmento MAC, che si chiama The Family Crest. Lo faccio vedere. The Family Crest. L'avevo detto nel video, però disgraziatamente non stavo filmando. Vabbè, perdonatemi, ma devo uscire tra poco, quindi ho la testa un po' per aria. E niente, mi spiace che il video sia uscito così. Spero che riusciate comunque a capire e a ricreare questo look. Scusate ancora, ciao! Possiamo aiutarci a sfumare grazie a un pennellino lingua di gatto, come questo qui, che è il 14S della Make Up For Ever. Quindi andando bene dove c'è qui la piega dell'occhio e il nostro osso dell'occhio. Andiamo a ripassare un po' di marrone in questa zona, quindi nella parte un pochino più alta e qui davanti, per andare a rendere più intenso il nostro occhio senza appesantirlo troppo con un nero. Ora, la luce falsa i colori, ma questa parte qui davanti è tutta marrone e non nera, sennò sarebbe troppo pesante. Con un pennellino sempre come questo vado a riprendere il marroncino chiaro e lo passo qui, all'attaccatura delle ciglia. Vado ad aggiungere anche un po' di bianco come punto luce. Questa
una matita marrone anche sotto e con un pennellino come questo qui che è 212 MAC. Prendo un po' di marrone e vado a fissare il colore e anche un pochino a sfumarlo. Colore che andrò subito a fissare con questo mascara e con questo eyeliner marrone di Essence, che si chiama Metal Glam Eyeliner. Aspetto che l'eyeliner si asciughi, passo questo Prep and Prime per ciglia della MAC. È praticamente fatto così, praticamente una specie di mascara bianco che prepara le ciglia al mascara. Avrei dovuto metterlo già prima, ma me ne sono dimenticata. Mi raccomando, con movimenti zigzag, andate a incastrare bene il prodotto tra le ciglia, così le vostre ciglia sembreranno più folte, più piene e più lunghe. Mentre aspetto che si asciughi, aggiungo l'ultimo colore, che è il verde perlato, in questa zona. Mi raccomando, lasciate questa zona molto chiara, quindi andate a scurire solo questa. Applico un cajal nero all'interno dell'occhio. Queste ciglia sono asciutte, possiamo passare un velo di mascara. Un velo perché poi andremo a mettere le ciglia finte. A questo punto vado a prendere queste bellissime ciglia finte, ups, una è caduta, di Shuemura, una colla duo, attacco le ciglia e torno subito. Ho passato anche un po' di ombretto bianco qua sopra per dare un tocco di luce al mio sguardo. A questo punto passate sempre un eyeliner nero perché così vedete che nascondiamo l'attaccatura, mentre in questo modo si vede l'attaccatura. Quindi passate sempre un eyeliner nero. Questo è il look degli occhi finito, passo un po' di cipria qua sotto per andare a togliere i residui di trucco. Prendo un piccolo pennellino da contouring come questo qui che è il 109 di MAC, il blush misto al bronzer della palettina e vado a sottolineare i miei zigomi. Scusate la mia faccia, Fish. A questo punto vado a rimuovere con una velina il balsamo labbra e applico una base come questa qui, Lip Insurance della Too Faced. Prendo una matita della Essence come questa qui, che è la numero 02 Pink Brown, non so se riuscite a leggere, e disegno il contorno delle mie labbra. Passo un rossetto nude della MAC che si chiama The Fairy Glam. Metto qui il link dove parlo di tutti questi prodotti MAC che ho usato, quindi sia del pigmento che del rossetto. Ecco, ovviamente la telecamera fa falsi colori, quindi voi lo vedete rosa, in realtà è un nude. E fa tutto un po' più rosso, nel senso che mi sta facendo la faccia rossa e quindi anche le labbra più rosse. In realtà il colore è molto più chiaro. Niente, questo è quanto, spero che il video vi sia utile e alla prossima. Ciao!